L'emergenza Covid è sotto gli occhi di tutti, gli ospedali sono in affanno, manca personale sanitario, ma facciamo un passo indietro. Prima che questo virus sconvolgesse la vita di tutti, già il sistema sanitario toscano necessitava di almeno 5.000 assunzioni. Lo dice Giampaolo Giannoni, segretario regionale NURSIND, il sindacato delle professioni infermieristiche. Durante il mese di marzo 2020, quando è scoppiata la pandemia, si è iniziato ad attingere personale dalla graduatoria di un concorso fatto nel 2019. Il risultato è che circa 2.000 infermieri sono stati assunti, dice Giannoni. Poi, con questa seconda ondata, ne sono stati inseriti altri 1.000. In tutta la regione, quindi, per l'emergenza Covid sarebbero stati assunti circa 3.000 infermieri. Tra questi, però, sottolinea, qualcuno si è trasferito e cioè presta servizio in altre regioni. Il numero quindi si assottiglia senza considerare che almeno 1.200 addetti del personale sanitario si sono contagiati e per almeno 20 giorni sono costretti alla quarantena. Servono almeno altre 3.000 assunzioni. Avevamo chiesto in estate di programmare un altro concorso nazionale in vista di un risveglio del virus in autunno e non è stato fatto. Così dice Giannoni, non essendoci più graduatorie attive, siamo costretti a fare accordi con strutture private e siamo in una situazione drammatica. Il personale è allo stremo, non ce la fa più, è costretto a turni aggiuntivi, non sappiamo come poter far fronte al quotidiano. La graduatoria del personale, la graduatoria estera a tempo indeterminato è esaurita, non abbiamo la possibilità di avere una nuova graduatoria come avevamo proposto anche alla regione in estate, perché già lì ci si doveva programmare, quindi siamo in una situazione veramente difficile. Abbiamo chiesto alla regione di stabilizzare i tempi determinati e di fare tutto quello che è possibile fare in urgenza, perché così non è possibile continuare a gestire i nostri cittadini e a garantire un sistema regionale, degno di questo nome. Duro il commento del presidente di OPI Firenze Pistoia Danilo Massai, che sul tema Covid si concentra sulle competenze del personale sanitario. Doveva essere istituita una task force per formare gli infermieri su questa patologia e non è stato fatto, così adesso ci troviamo nell'urgenza. Oggi manca il personale, gli studenti non sono preparati per affrontare l'emergenza e continua su un altro fronte. Molti professionisti sanitari si stanno infettando e gli operatori che devono compensare alla carenza di personale sono stanchissimi. In questa cornice, proprio 2 giorni fa, abbiamo ricevuto una circolare dall'azienda ospedaliera di Careggi che dispone la sospensione delle ferie per tutto il personale sanitario e tecnico fino al 31 gennaio, senza fare distinzioni né valutare la possibilità di concedere agli infermieri qualche giorno per il necessario recupero psicofisico. Invece ferie e il riposo devono essere garantiti, conclude.